i mosaici di Palazzo Lambardi, i ritrovamenti della fortezza Medice e alle tombe di Campo di Marte. Sono solo alcune delle scoperte archeologiche avvenute ad Arezzo nell'ultimo decennio, presentate da Silvia Vilucchi, funzionario della Soprintendenza Archeologica della Toscana, in una conferenza che si è tenuta al Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate ad Arezzo. 10 anni di scoperte e ho enucleato diciamo, le 12 maggiori scoperte e interventi archeologici che abbiamo effettuato dalla città alta fino alla parte bassa della città e alle vie che portavano all'esterno con la zona delle necropoli, e ne viene fuori un quadro veramente ricco di ritrovamenti a partire dalla fortezza attraverso poi la zona dei terrazzamenti che si affacciano lungo Corso Italia, scendevano verso la città e quindi gli insediamenti romani, alla zona di Fonte Veneziana e in maniera sorprendente anche nell'area dell'anfiteatro, oggetto di un piccolissimo intervento di scavo che ha dato dei risultati straordinari. Poi c'è l'area delle necropoli con i rinvenimenti nella zona di Campo di Marte e di Via Vittorio Veneto, e quindi emerge un quadro estremamente ricco della realtà archeologica e della consistenza del patrimonio ancora conservato in Arezzo. Quindi significa che Arezzo continua a offrire delle sorprese? Indubbiamente continua a offrire, quindi la nostra attenzione deve essere massima, perché ogni piccolo dato che perdiamo è una piccola parte della storia della città che poi non possiamo più ricostruire. Ecco, quello poi sarà renderlo fruibile, no? Perché questa è la critica spesso, certo, che viene fatta dai musei, certo, chiusi, eccetera. La nostra finalità è prima di tutto quella della conoscenza, quindi l'acquisizione dei dati, della tutela delle aree a particolare valenza archeologica, successivamente gli interventi di restauro, recupero, lettura e poi valorizzazione per la pubblica fruizione dei dati, e anche l'esempio di oggi ne è un piccolo tassello.